Due scudetti consecutivi e due supercoppe già in bacheca. Ora l'Atalanta di Massimo Brambilla va a caccia dell'unico trofeo che ancora manca, la primavera Team Vision Cup. Siamo alla vigilia della prima finale di Coppa Italia da quando alleno io la primavera. In questi anni ci è sempre girato male l'episodio nella partita secca, non siamo mai riusciti ad arrivare in finale. Quest'anno ci siamo riusciti meritatamente, speriamo insomma sia l'anno giusto per vincere. È sempre difficile perché sono tutte partite secche, quindi nella partita secca dipende molto dall'episodio, dipende anche dal momento di forma che una squadra attraversa quando c'è questo incontro. Noi quest'anno abbiamo trovato il Cagliari, dove siamo stati anche fortunati perché siamo arrivati ai rigori e l'abbiamo vinta ai rigori, mentre poi invece le altre due con Sampdoria ed Empoli le abbiamo meritate, abbiamo giocato meglio, abbiamo vinto meritatamente e ci siamo guadagnati questa finale. Questa coppa alla primavera dell'Atalanta manca dalla stagione 2002-2003. Sì, la vittoria in Coppa Italia manca da tanto qua all'Atalanta. Non so il motivo, comunque è una competizione importante, una competizione a cui teniamo. Negli anni abbiamo sempre avuto risultati dal punto di vista sportivo, ma alla fine quelli che contano, quelli che restano, sono nella produzione di calciatori, nel senso che è importante formare calciatori che poi possono arrivare in prima squadra e possono poi fare la loro carriera. Ci sono vari obiettivi, l'obiettivo primario è sempre questo di far crescere i ragazzi e cercare di lanciarli nel calcio che conta. Poi chiaramente anche vincere qualche titolo fa piacere perché dà importanza un po' a tutto livello del settore giovanile, della società. E i bergamaschi negli ultimi anni hanno sfornato tanti campioni che poi sono finiti in prima squadra, una cosa che non sempre è successa in Italia, e a farne le spese è stata la nazionale azzurra, ancora fuori dal mondiale. Ma c'è da lavorare sotto tutti i punti di vista in qualsiasi settore, a partire dall'attività di base ed arrivare all'attività agonistica. È un processo lungo per tirare fuori i calciatori di un certo livello, però è un processo su cui tutti dobbiamo cercare di migliorare partendo dalla base. E poi servirebbe anche un po' più di coraggio da parte delle prime squadre a inserire dei ragazzi che sicuramente magari non sono pronti dal punto di vista dell'esperienza, ma l'esperienza la possono fare soltanto giocando a certi livelli. Quindi è tutto un discorso in generale che riguarda tutto il movimento. All'estero i ragazzi pronti, diciamo, quelli che loro ritengono di un certo livello, vengono messi a giocare con i più grandi, tra virgolette. Tante nazioni hanno la possibilità di avere le seconde squadre, che può essere sicuramente una via. E la cosa che abbiamo notato noi è che tanti giocatori, probabilmente della stessa qualità dei nostri, hanno però già più esperienza quando arrivano a giocare a questi livelli qua, e quello può essere una strada da pensare anche qua in Italia. Ora però l'attenzione è tutta sulla partita del Penso, mercoledì 4 maggio, calcio d'inizio alle ore 18. In finale troveremo la Fiorentina, che in questi anni ha quasi sempre vinto, quindi sono degli esperti di questa competizione, ma mi aspetto una partita come tutte le finali, aperta a qualsiasi risultato. Sicuramente servirà a tenere i nervi saldi, servirà a restare sempre dentro la partita, ci sarà grande equilibrio, poi dopo chiaramente l'episodio, le giocate individuali possono risolvere queste finali qua. E non ci sarà bisogno di stimolare più di tanto i ragazzi, bisognerà tenerli tranquilli cercando di fargli fare quello che sono abituati a fare, sapendo poi che è una partita importante perché comunque ci giochiamo una coppa, ma l'approccio deve essere quello di una squadra che sa quello che vuole e deve affrontarlo come ha affrontato questi ultimi 3 mesi dove stiamo facendo veramente bene. E dopo la finale di primavera Team Vision Cup, l'Atalanta si ributterà in campionato. Abbiamo cominciato male, e poi invece ci siamo ripresi, insomma abbiamo ripreso il filo del gioco e penso che si sia visto. Ora siamo dentro nei playoff, puntiamo ad arrivarci nel miglior modo possibile, poi dopo ce la giocheremo con le altre. Ci sono squadre forti, squadre che hanno
valori importanti e noi siamo uno di questi.